Secondo video dedicato alle tre professoresse che mi hanno cambiato la vita, o meglio che hanno inciso profondamente nel mio percorso esistenziale. La seconda professoressa che mi ha segnata è stata la professoressa delle scuole superiori di lettere Biella. Il primo anno di scuole superiori io sono andata ad un istituto professionale turistico aziendale dove ho incontrato questa professoressa. Quel primo anno non ho fatto il liceo, dove invece poi mi sono diplomata, perché i miei genitori volevano che io facessi un percorso pratico, concreto, che mi portasse nel mondo del lavoro, e dall'altro lato anche perché avevo più amici che facevano questo tipo di scuola. Quindi il contesto intorno a me mi spingeva verso l'istituto professionale, nonostante io desiderassi profondamente andare al liceo a studiare psicologia. Fu così che andai al professionale e incontrai la prof Biella, che un giorno ci diede un tema da fare, un tema dedicato a quello che ci piace fare, o almeno credo che questa fosse la traccia più o meno. So di per certo però che io scrissi che a me piaceva leggere. E in particolare ci misi dentro una metafora. Scrissi che nella mia mente, quando leggevo, si srotolava come una pellicola che creava immagini più vivide della realtà, più vivide di quelle che avrei potuto guardare in qualsiasi film. Dopo quel tema, la prof chiese un colloquio con mia madre e da allora mia madre mi disse: va bene, se vuoi andare al liceo, andrai al liceo l'anno prossimo. Non è stato poi semplice convincere anche mio padre, preparare gli esami integrativi e iniziare quel percorso che poi è stato il mio. Però quella professoressa ha creduto nei miei sogni, nelle mie passioni, nelle mie capacità e soprattutto non è stata a guardare in disparte. Quella professoressa ha detto la sua, ha parlato, ha voluto confrontarsi con mia madre per dirle: sua figlia può farcela ed è motivata, è quello che lei vuole veramente fare. E ha creduto in me, ha dato fiducia in qualcosa in cui anche io iniziavo a perdere fiducia. E questo è stato fondamentale. Grazie a lei ho potuto fare il liceo e quindi poi è stato molto più semplice poter fare l'università e credo che il suo intervento abbia davvero dato una svolta e che moltissimi professori, se non tutti i professori, dovrebbero veramente credere di più nelle capacità dei propri studenti.